Il ministro Dario Franceschini ha proposto al Consiglio dei Ministri di inserire nel prossimo decreto legge la proroga delle concessioni balneari fino al 2033, misura promossa anche in considerazione degli investimenti che gli imprenditori delle strutture balneari devono nell'immediato intraprendere in ordine alle esigenze da prevenzione del contagio da coronavirus. Ad annunciarlo è Vincenzo Marrazzo, presidente del partenariato nazionale ASMEL Turismo e presidente del coordinamento dei distretti turistici della regione Campania. Bisogna affrontare questo tema con grande giudizio, con grande velocità, con la capacità di fare investimenti in ordine all'implementazione dei servizi, con grande attitudine alla nuova tecnologia, i controlli termografici, i droni, tutto ciò che può servire per fare controllo, per dare anche la sensazione di un paese che guarda con grande attenzione alla sicurezza sanitaria dei propri cittadini. Abbiamo chiesto una fiscalità di vantaggio ai comuni associati ASMEL, la chiediamo a tutti i comuni dei distretti turistici in Italia, una fiscalità di vantaggio che noi riteniamo congrua nei limiti almeno del 30% della fiscalità locale. Ad accusare la crisi del turismo anche i gestori delle strutture extraalberghiere. Da un lato il crollo dei guadagni, dall'altro anche episodi di sciacallaggio. A denunciarlo è Elia Rosciano, coordinatore regionale di Host Italia per la Campania, associazione che raggruppa ricettività extraalberghiera e locazioni turistiche. Il lavoro dell'attività extraalberghiera è l'unico reddito familiare e soprattutto nelle tante regioni italiane come la Campania hanno delle figure di attività extraalberghiera non professionale, quindi svolta con il codice fiscale. Finora nessuna delle misure poste in campo ha coperto i fabbisogni di queste famiglie. Dare un contributo concreto a chi combatte in prima linea l'emergenza Covid-19 e partecipare al rilancio del turismo italiano in attesa di ricominciare a viaggiare. Con questo duplice obiettivo nasce l'iniziativa Travel Blogger per l'Italia, alla quale hanno aderito con entusiasmo 180 travel blogger provenienti da tutta la nazione, che si sono uniti per lanciare una raccolta fondi a favore di Emergency. A parlarcene Anna Pernice, travel blogger partenopea. Abbiamo deciso di supportare Emergency nella raccolta fondi contro il Covid-19 e l'abbiamo fatto con ciò in cui eravamo più ferrati, più competenti, quindi scrivendo una guida di viaggio, una vera e propria guida dell'Italia di 270 pagine in cui ognuno di noi ha raccontato un territorio diverso da nord a sud e che verrà distribuita gratuitamente da Emergency a tutti coloro che faranno una donazione.